Ciao a tutti, miei adorati lettori, benvenuti con una nuova recensione. Il libro di cui mi accingo a parlarvi era un seguito che personalmente attendevo davvero tanto ed è una serie che secondo me è fantastica, ed è questo: Dream Magic di Joshua Kahn, secondo capitolo della serie Shadow Magic, che era iniziato appunto con il primo capitolo. Vi mostro l'immagine perché non ho ancora il cartaceo. Shadow Magic, che io avevo adorato alla follia, perché era da tanto tempo davvero che non leggevo uno young adult fantasy con delle atmosfere così cupe e così suggestive. Davvero, questo secondo capitolo, a mio parere, non ha niente da invidiare al primo, che era veramente bellissimo a mio parere. Il libro riprende dopo gli eventi che hanno segnato il primo libro, ovvero Lily Shadow è diventata la regina di Castel Cupo, sta imparando con la guida, diciamo, del fantasma del padre che vive nella biblioteca degli antichi, lì appunto nel castello, come spettro naturalmente, perché il padre purtroppo ha perso la vita con la moglie e il figlio maggiore a causa appunto dello zio di Lily, Pan, che è stato bandito dopo gli eventi appunto del primo libro. Anzi, appunto, vi invito a chiudere qui il video se non volete degli spoiler del primo libro. So, dovevo dirvelo prima, però vabbè. 3, 2, 1. Tempo esaurito, chiedo scusa. Comunque, cercherò di non farvene. Comunque, appunto, come vi dicevo, è stato assassinato dal fratello, ovvero dallo zio di Lily, Pan, che è stato poi esiliato da Gehenna, che è appunto la regione in cui si trova Castel Cupo, il regno appunto di Lily. Sta imparando a usare la magia tramite i suoi insegnamenti e soffre anche un pochino per la lontananza da Thorn, che nel primo libro era praticamente diventato il suo migliore amico. Thorn era uno schiavo che è stato salvato dal boia di Castel Cupo, ovvero Tyburn, ed è diventato uno scudiero a tutti gli effetti di Tyburn, che è il boia appunto di Castel Cupo, cioè quello che svolge, diciamo, i lavori sporchi e giustizia i traditori, i criminali che mettono piede, che cercano di fare del male, insomma, alla popolazione di Castel Cupo, e si era distinto appunto per coraggio e per maestria negli eventi che hanno segnato il primo libro. In questo capitolo, infatti, in questo libro abbiamo all'inizio un allontanamento tra i due, comunque sono giovani perché i protagonisti hanno rispettivamente Thor a 12 anni e Lily a 13, quindi sono ancora dei ragazzini, ed è questo il bello, perché sono due ragazzini che hanno più fardelli sulle spalle di un adulto, perché appunto Lily è piccolina, si ritrova a dover gestire un regno da sola, senza nessuna competenza, perché tecnicamente le donne non solo non potrebbero regnare, ma non potrebbero neanche usare la magia, e lei quindi non è stata addestrata a essere regina, perché tecnicamente il trono doveva andare a suo fratello Dante, purtroppo è rimasto ucciso insieme ai genitori, sempre per colpa dello zio malefico, diciamo così. E quindi lei è totalmente impreparata, non le piace neanche tanto governare, però ama comunque il suo regno, il suo castello, il suo popolo, e cerca di dare il meglio. Finché una sera, appunto, non succede una specie di incidente, Lily è costretta a usare i suoi poteri, e da lì tutti cominciano a guardarlo un po' con sospetto, perché appunto le donne che praticano la magia non sono viste molto, molto bene, soprattutto dai più, diciamo, bigotti. E quindi la giovane dovrà non soltanto destreggiarsi tra un nuovo nemico, ma anche cercare di chetare gli animi della sua gente. Naturalmente avrà Thorn al suo fianco, nonostante appunto all'inizio si veda un piccolo allontanamento, e si vede anche comunque che c'è un sentimento tra di loro. Cioè, Lily tiene moltissimo Thorn, e Thorn farebbe qualunque cosa per poter aiutare Lily, non perché è la sua regina, ma appunto perché è sua amica, e questo è bellissimo. Thorn e Lily hanno un rapporto che personalmente mi ha ispirato tantissima tenerezza. Poi davvero le ambientazioni di questo libro sono qualcosa di fantastico, perché davvero riesce ad unire il fantasy più cupo con lo young adult, e ha una narrativa per ragazzi, perché comunque ha la portata anche dei ragazzi, ma sono leggibili benissimo anche da un adulto come me. Io ho 31 anni quasi, fra un paio di settimane, e l'ho letto veramente, li leggo gradevolissimi questi libri. Joshua Kahn veramente ha uno stile fluido, scorrevole, mai banale, crea delle ambientazioni, degli scenari pazzeschi, e poi ha creato la figura mitica del pipistrello Ade. Io voglio quel pipistrello a casa mia. È un pipistrello gigante, fantastico, che ha un rapporto molto speciale con Thorn. Thorn è l'unico
che riesce, diciamo, non a domarlo, ma proprio a cavalcarlo, hanno un rapporto anche di amicizia molto, molto particolare, anche si bisticciano anche, ci sono dei punzecchiamenti tra loro, anche se Ed non può rispondere, ma risponde con le espressioni ed è fantastico. E naturalmente in mezzo a tutto questo marasma c'è la mira del tessitore. Il tessitore è uno stregone malvagio, naturalmente, legato agli Shadow da un motivo da cui non vi sto a dire, che usa come, chiamiamo le armi, dei ragni cristallo, che sono dei ragni che se ti pungono ti possono far addormentare per chissà quanto, anche per sempre, e il tessitore si nutre praticamente di questi sogni che gli danno energia, e lui mira naturalmente a conquistare Castel Cupo e a sforestare Lily, e naturalmente ci saranno bordello assoluto, adesso non sto qui per raccontarvi tutto perché non voglio farvi troppi spoiler. Ci saranno anche le figure dei troll, che saranno delle figure, non compariranno tanto ma saranno molto menzionati, però c'è una orchestra, chiamiamola così, che è la nuova cameriera di Lily dopo, diciamo, l'abbandono di Mary, che è Dot, che è fantastica, è un'orchestra, la principessa Fiona gli fa un baffo, adesso non voglio fare paragoni, però è veramente fantastica come personaggio, veramente. E poi c'è il personaggio veramente più odioso della serie, che dovrebbe essere preso a badilate e a scappellotti, che è Gabriel Solar, e veramente è un personaggio che ti sta qua, cioè è odioso, pomposo, però qui impariamo a vedere che nella sua pomposità c'è comunque il desiderio disperato di compiacere il padre, di essere all'altezza delle aspettative, perché è l'unico figlio maschio, quindi ha un bel fardello sulle spalle anche lui, però si rende lo stesso odioso. E qui comparirà anche la figura di un altro boy, ovvero Golgoth, che è un personaggio avvolto nel mistero di cui spero di sapere di più nel prossimo libro, perché l'autore, quando ho fatto l'anteprima su Twitter, mi ha avvisato che in quel momento stava finendo di editare il terzo romanzo. Questo finale comunque non è un cliffhanger, cioè è autoconclusivo come lo era il primo, e non sto a dirvi come finisce perché naturalmente sennò mi linciate, però non ha un cliffhanger, sebbene siano, fanno parte delle serie, un po' come Armentrout nella serie questa qua, che nella Wicked, che è il secondo, anche se il secondo è stato autoconclusivo, qui la stessa cosa. E infatti l'autore ci dà già un piccolo indizio che mi permetto di leggervi, così vi faccio vedere anche le ambientazioni, anche delle illustrazioni, ecco. Guai bollono in pentola a sud, nel sultanato del fuoco. La prossima avventura porterà i nostri eroi nel vasto regno desertico, dove dovranno aiutare un vecchio amico e sconfiggere un nuovo nemico. Il vecchio amico è Cliff, che era comparso nel primo libro e che era appunto il principe di questo sultanato del fuoco. Guardate qua che belle illustrazioni, sono fantastiche, sono veramente... Poi ci sono sempre questi ragnetti piccolini in cima, spero che si vedano, provo ad avvicinarvelo un po'. Poi le copertine, cioè vogliamo parlare delle copertine, sono meravigliose, queste sono le cover originali. Comunque 5 stelle pieno per questo secondo capitolo, perché è veramente stato emozionante, pieno di suspense, pieno di eventi, pieno anche di sentimento, perché comunque, come vedete, tra Thorne e Lily c'è un lieve sentimento proprio legato all'infanzia, insomma è molto, molto dolce come sentimento. I personaggi poi sono tutti fantastici, la storia poi è veramente intrigante e le ambientazioni sono spettacolari, cioè davvero questo autore è fantastico, complimenti a Joshua Kahn. Bene, anche questa recensione si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta, vi lascio nelle descrizioni il link della prima recensione che feci scritta, e vi lascio anche naturalmente tutti i link dei miei social, iscrivetevi al canale e al blog se non l'avete ancora fatto, così non vi perderete nessuna recensione, e vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!